Buonasera a tutti, siamo qui al Valdarno Cinema Film Festival, giunto alla sua 41esima edizione in compagnia di Elena Gigliotti, l'attrice del film L'invenzione della neve, che appunto introduce questa edizione del Valdarno Cinema. La prima domanda che volevo porgerle è, secondo lei, l'amore che incarna il personaggio di Carmen rispecchia veramente quello che è, diciamo, il modo di amare, del mondo di oggi? Chissà qual è il modo di amare del mondo di oggi, è una bellissima domanda, merita una riflessione molto profonda. Per me la risposta è sì. La risposta è sì perché l'amore, per forza di cose, chiama a sé tanti modi di amare. Il modo di amare di Carmen è un modo, purtroppo, per certi versi, senza freni. Molto spesso un amore senza freni può portare a conseguenze disastrose. Tuttavia, in certi casi non si hanno alternative. Allora questo bisogno di amore diventa fondamentale per un personaggio come quello di Carmen e probabilmente ha qualcosa di riconducibile all'umano. Non è un personaggio che è al di fuori di noi. È un personaggio che vive tra noi, un personaggio che forse potrebbe essere proprio rappresentato da noi. Questo non possiamo saperlo oggi, possiamo in qualche modo raccontare un mondo di valori per questo personaggio, insomma, che abbiamo il desiderio di indagare in fondo, fino in fondo, soprattutto per dare la possibilità a questi personaggi di trovare anche delle strade differenti. Ok, allora ecco, proprio perché il personaggio rappresenta realmente l'essere umano, così come sostiene anche il regista nelle note di questo, insomma, della trama, della scrittura di questo film, cos'è per lei realmente l'invenzione della neve? Cosa rappresenta, visto che diciamo anche l'argomento della verità viene trattato nella trama? Allora, L'invenzione della neve è il titolo di questo film che tra l'altro ha fatto anche un po' discutere me e il regista, perché inizialmente a me è sembrato magnifico, poi pian piano lavorando sia nel processo di creazione del personaggio, poi sul set, pian piano abbiamo scoperto che per entrambi questo significato era vicino per connessioni, per suggestioni, ma non per forza per senso uguale. Per me che cos'è l'invenzione della neve? L'invenzione della neve è la ricerca dell'impossibile. La parola impossibile è una parola con la quale si confronta spesso questo personaggio perché appunto non ha alternative, è il suo modo per sopravvivere, per portare avanti il suo obiettivo che è quello di appunto portare con sé sua figlia in un mondo in cui sembra difficilissimo. Mettiamoci nei panni di una madre, nessuna madre vorrebbe mai una storia come quella di Carmen. L'invenzione della neve è un mondo parallelo che sta all'interno del nostro film, dove una società guarda, quando guarda, ma molto spesso non guarda, Carmen, e allo stesso tempo il mondo di Carmen è un mondo interiore dove addirittura è possibile vedere la neve in un giorno di sole. E questo è un po' un modo per cercare l'impossibile, per affermare la propria esistenza. Bene, bellissime riflessioni, grazie, grazie mille Elena, grazie.